La lira di Bibbiena, di cui si sono interessati anche i media nazionali, piace. Un vintage che è attualità e che in questo periodo natalizio è stato un successo, sia per chi ha ricevuto dall'amministrazione comunale la lira, sia per il commercio di prossimità che l'ha accettata. Quest'anno l'abbiamo riproposta come amministrazione comunale per poter accedere ai buoni spesa da spendere nel periodo natalizio. Abbiamo erogato i nostri buoni, la lira, a 250 famiglie, quindi davvero un risultato importante per andare ad aiutare, ricordo, dei nuclei familiari a basso reddito a fare acquisti per le proprie famiglie nel periodo natalizio, ma anche per incentivare gli acquisti nei piccoli negozi del nostro territorio. Infatti ricordo che questi buoni, denominati la lira di Bibbiena, sono spendibili solamente nei circa 40 piccoli negozi del nostro territorio che hanno aderito all'iniziativa. Abbiamo creato un sistema informatico che permette a questi negozi di, in maniera agevole, di incassare questi buoni, perché abbiamo investito in una app che appunto è scaricabile gratuitamente nei cellulari dei commercianti, attraverso la quale possono scansionare questi buoni e quindi in automatico rendicontare al comune il buono incassato. Quindi si tratta del nostro progetto di economia circolare, aiutiamo le famiglie a basso reddito a fare acquisti, ma allo stesso tempo incentiviamo il piccolo negozio, il commercio nei piccoli negozi del nostro territorio.